Ciao a tutti, sono Simone e questo è Esperimenti in Garage. Finalmente ho realizzato un supporto per la telecamera che mi serviva da tantissimo tempo, un supporto indispensabile per alcuni tipi di video che faccio e che moltissimi youtuber usano, ed è il supporto per montare la telecamera sopra il tavolo. Ecco qui come il tutto si presenta, ma non partiamo dalla struttura. Partiamo dall'aggancio della fotocamera, che secondo me è il punto cruciale. Infatti io ho utilizzato questo attacco, che è l'attacco di un cavalletto ultra cinese, che è un cavalletto instabile, leggero, inaffidabile, tutto quello che volete, ma il grande vantaggio che ha è che ha questo attacco, come potete vedere, a coda di rondine, perfetto anche per essere usato nel fai da te, perché basta creare un supporto in legno in cui si incastri questa coda di rondine e può essere usato anche in moltissimi altri progetti personalizzati. Lo stesso attacco infatti l'ho usato anche nella mia Steadicam qui. Ho preparato quindi dei pezzi di legno con degli smussi a 45 gradi che poi ho unito su uno stesso pezzo di legno alla giusta distanza, utilizzando appunto questo blocchetto come riferimento. E a questo punto mi sono detto, beh, io ho due reflex e due cavalletti, perché non creare un supporto doppio? E così è stato, ho creato un altro innesto per la coda di rondine. L'innesto a coda di rondine del cavalletto permette già la rotazione su un asse, infatti tenendolo fermo posso ruotare la telecamera in questa direzione. Dovevo però creare la possibilità di effettuare la rotazione anche su quest'asse qui, per puntare nella direzione giusta sul tavolo. Alla base di legno compensato ho quindi avvitato due pezzi di legno presi da un pallet, che saranno collegati con una sola vite ad un altro pezzo di legno in modo da consentire la rotazione. In questo modo ho ottenuto un unico asse di legno a cui sono avvitati entrambi i supporti per le due macchine fotografiche che permettono anche la rotazione. Preparatevi perché ora arriva la parte, secondo me, più geniale, modestamente. Infatti io non ho solo questo tavolo in cui mi torna utile avere video dall'alto, ho anche il tavolo dell'officina e quindi ho pensato, perché non creare un supporto rimovibile che possa essere installato in entrambi i tavoli? Infatti adesso ve lo vado a rimuovere. Eccolo qui, questo è il supporto, ci sono le telecamere che puntano in basso, gli schermini che possono essere visti ovviamente dal basso, possono essere fatte ruotare, sono giustamente solide, non hanno una rotazione libera, e dall'altra parte c'è l'asse di legno a cui sono entrambe avvitate, queste sono le due viti che permettono la rotazione. Il collegamento l'ho fatto tramite tre viti che sono bloccate su quest'asse di legno e che vanno ad infilarsi in altrettanti fori in un asse messa qui e anche in un asse messa sopra il tavolo da lavoro. Adesso però non so come appoggiarle. Così. Ovviamente se queste tre viti si infilassero solamente nei tre fori sarebbe un collegamento molto debole, quindi dall'altra parte ho costruito un gancio in legno in modo da andare a bloccare una vite e rendere più stabile e solido l'inserimento. Quindi una volta creato questo supporto e risolto il problema dell'aggancio, secondo me creare le strutture qui sul tavolo da lavoro è stata tutta in discesa. Ovviamente come materia prima non potevo che usare legno ricavato da pallet e da bravo ingegnere edile ho creato una struttura rinforzando i nodi deboli facendo in modo che la struttura non cadesse addosso a me o al computer soprattutto. Ultimo dettaglio interessante direi che è il carrello collegato all'asse superiore della struttura che permette di spostare il supporto lungo il tavolo. Carrello realizzato in legno compensato perché offre più resistenza e più affidabilità rispetto al legno del pallet. Insomma, direi che è venuto un bel progettino, sicuramente mi tornerà utile per moltissimi video. Spero sia stato di ispirazione anche a voi per realizzare il vostro supporto per telecamera dall'alto sul tavolo personalizzato. Direi che anche per questo episodio di Esperimenti in Garage è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! You